il Gay Pride spacca Lecce, lasciando uno strascico di polemiche roventi sull'opportunità o meno di ospitare la manifestazione della città barocca, invasa sabato scorso da 3.000 persone a rivendicare in una colorata parata i propri diritti. L'assenza delle istituzioni cittadine al corteo non è bastata a rasserenare il fronte del no, capeggiato da Fratelli d'Italia e Nuovo Centrodestra, a contestare il patrocinio concesso dal Comune. Non si può avere il, come si suol dire, il piede in due scarpe, no? Mi sembra chiaro, bisognerà chiarirsi politicamente se le strategie delle politiche della famiglia di questo comune saranno politiche che terranno conto di una famiglia che oggi soffre e soffre tantissimo, perché lo vediamo, basta frequentare i nostri uffici dei servizi sociali, rispetto a un nuovo concetto di famiglia che non è nel nostro DNA né nel nostro programma politico. Un vuoto istituzionale che per il governatore di Puglia Nicky Vendola avrebbe fatto ripiombare la città ai tempi del Medioevo, ma che a giochi fatti risponderebbe più che ad una convinzione morale, ad una precisa scelta politica volta a non rompere i già difficili equilibri interni al centrodestra, ma che tuttavia appare stridere con la campagna incentrata sull'unità di intenti in atto a supporto della candidatura di Lecce a Capitale della Cultura 2019, e dove forse proprio questa candidatura potrebbe costituire quel ponte ideale per far incontrare differenti ideologie.